Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Kern, Pensieri Eterni, un gioco che è l'unico che ho acquistato in questi saldi di Natale di Steam. Lo guardavo da parecchio tempo ed è un gioco che costava a prezzo pieno 23 euro, 22,99. L'ho trovato a 5,50 euro, 5,30, no, non so. Non ho resistito, l'ho preso. Ve lo faccio vedere, questo sarà uno dei classici video veloci, perché non ho intenzione di spoilerare. È un gioco che, una cosa veramente notevole per una tipologia di gioco simile a questa, è il fatto che comunque il sito di How Long To Beat, sito dove potete valutare la longevità dei vari titoli in base alle esperienze degli altri, viene dato comunque sulle 15 ore circa, quindi per un gioco fatto a puzzle, un gioco di esplorazione fatto a puzzle, è notevole. Ovviamente su YouTube trovate anche un playthrough di 2 ore e 20, ma pensate 2 ore e 20 sapendo tutto quello che c'è da fare. Quindi 15 ore è parecchio per un gioco del genere. Il gioco riprende un pochino quelle che sono le atmosfere di Riven, Old Mist, Obduction, tutti quei giochi diciamo a puzzle. Mi piace molto perché mi sto un pochino giocando i vari The Room su consiglio di Ocean Caster ed è veramente notevole, però qua c'è anche un po' di esplorazione. Ci ritroviamo con questo portale alle spalle che non sappiamo che cosa sia. E dobbiamo andare avanti, insomma, a esplorare quest'isola. Quello che promette la storia è farci capire perché siamo su quest'isola. Andiamo a leggere il gioco in italiano. Benvenuto, sono il professor William Maytorn. Sono stato intrappolato in questo mondo, non ho alcuna intenzione di farti del male, oserei dire anzi che dovresti essermi grato perché ho deciso di condividere con te la mia conoscenza. Avrai l'opportunità di studiare le mie scoperte ed esaminare le mie stupefacenti creazioni. Infine avrò bisogno del tuo aiuto per una questione di vitale importanza. Dovrai collaborare con me, non hai motivo né possibilità alcuna di opporre resistenza. Cosa molto interessante è che possiamo premere il tasto P, che adesso non è ancora abilitato, per fare praticamente quello, lo scopriremo in seguito. In questo caso col tasto L possiamo andare a rileggerci la lettera. Poi prendiamo l'inventario che scorriamo con la rotellina del mouse. Dicevo, col tasto P possiamo fare un disegno. Il nostro personaggio prende e fa un disegno. Col tasto N poi si sbloccherà anche appunto il taccuino, che adesso non abbiamo ancora, e in quel caso andremo a rivedere i disegni. Se abbiamo qualche immagine che non vogliamo tornare magari continuamente a vedere, a copiare un qualcosa da qualche posto, possiamo fare il disegno. Non lo abbiamo ancora. In questo caso arriviamo a questo punto e abbiamo già selezionato ovviamente il pezzo, quindi lo posizioniamo, però in questo caso non va bene, quindi dobbiamo aprire l'inventario e posizionare esattamente questi come sono messi. Quindi questo va girato così. Poi l'angolino lì verso il basso, ok, e l'angolo in basso verso l'interno, vediamo un attimo. Ok, in questo caso vedete che possiamo posizionarlo e la porta si apre. Io tutti quei giochi con queste porte che si aprono mi fanno veramente impazzire. La cosa che lascia così, diciamo, un po' spiazzati è il fatto che non ci viene messa una stanza con l'enigma, ma ci viene dato già campo libero per esplorare. E ovviamente la prima cosa che faccio io in giochi del genere è quella di andare a vedere tutto. Io ovviamente sono già oltre a questo punto, e il motivo per cui non voglio continuare questo video troppo è perché non voglio spoilerarvi gli enigmi. Vi dico che non ho ancora aperto tutto io qua. Sto giocando un paio d'ore, sono abbastanza indietro, insomma, però sto andando avanti anche abbastanza bene. All'inizio, ok, rimanete un pochino magari frustrati all'inizio perché vedete tante cose e non potete fare nulla. Ad esempio qui manca il ponte di là. Arrivate qui, non sapete che cos'è. Vabbè, la prendiamo, non sapete che cosa serve. Qua vedete altre cose. Altra cosa interessante, se tenete premuto il tasto Alt, questo per me è vitale, potete vedere le cose con cui potete interagire. In questo caso vedete che qui c'è qualcosa, non c'è niente da prendere, ma qui potremo interagirci. E poi abbiamo il forziere, abbiamo quel gancio con cui possiamo interagire e anche questa leva. Abbiamo una lettera, un'altra lettera,
E ovviamente questo sarà magari l'unico enigma che vi spiegherò. In pratica qua vedete che abbiamo un'altra lettera che ci spiega, non ve la leggo stavolta, e un disegno che va a sovrapporsi a quella dell'altra. Quindi a questo punto ci possiamo già fare due domande, e dove abbiamo visto quello? Lo abbiamo visto esattamente qui. Quindi vedete che qua poi imparerete, adesso vado a riprendere la lettera l'ultima, vedete qua, di là, allora vedete un attimo, vedete che spostate qua, adesso non mi ricordo più, ok, è giusto così, questo invece lo posizioniamo di là, deve essere il primo più o meno qui, quindi lo andiamo a posizionare. Ma è una delle prime cose. In realtà poi se vagate, prestate attenzione alle varie cose con cui potete interagire, tutto torna, perché alla fine tutti i pezzi che trovate in giro, che avete raccolto già da un po' di tempo, vi aiuteranno. E ecco, dovrebbe andare qua. Ok, poi abbiamo un'altra lettera. Sfogliamo le lettere, perché abbiamo la prima lettera che invece ci dava questa cosa. Quindi in basso di là a sinistra e in basso a sinistra. No! Ho sbagliato. Non ho spostato. Adesso mi ricordo più dove va. Aspettate che riprendo. Ok lì. Quindi va qui. Spostiamo di qua. Ok. E dovrebbe andare non qui, ma qui. Poi spostiamo qui. E poi andiamo a metterlo qua. No. Ah sì, perché ho sbagliato questo. Ok, questo è qua. Perfetto. Meccanismi che si aprono, casse che possiamo andare ad aprire. Col tasto destro potete attivare questa modalità qui, in cui non si muove la visuale, ma ecco. E un'altra cosa davvero molto molto interessante è, vabbè, adesso io non vado a spoilerarvi tutto. Anche perché, vabbè, il gioco è molto lungo, quindi non è un delitto se lo faccio, però, insomma, qua vedete che possiamo passare col mouse da uno all'altro, potete vedere che questo non funziona, però se seleziono la leva, potete vedere che quello che bisogna fare qui, lo potete capire, c'è una fessura lì e va fatto uscire qualcosa da qua, e qua, premendo il tasto destro, vedete che potete muovere le varie cose cercando di spostare chissà quale pezzo di questi, eh? Allora, tac tac, vedete che intanto iniziamo già a lavorarci. Io vi dico la verità, su questo pezzo qui sono rimasto fermo un po', perché non me la sono proprio cavata benissimo. Che qua non se ne esce. E vabbè. E insomma, poi una volta arrivati a questo punto, girate, i pezzi cadono perché si prendono la gravità e arrivano lì. In questo caso anche qui vedete che potete interagire con tutto. Abbiamo un sacco di porte chiuse, qua mi fa capire che serve qualcosa, magari un piccone per abbattere quella porta lì. Tutte le porte sono chiuse, poi risolveremo il dubbio più avanti. Musiche sempre molto tranquille, molto rilassanti. Qua si vede che manca la leva, appunto, per il meccanismo per aprire la porta lì. Qua serve un meccanismo e qua anche qualcos'altro, presumo. Adesso io vi sto parlando, ma non ho aperto tutto, come vi ho detto, quindi non lo so. Pensate che addirittura questa porta qui io non l'avevo vista, la vedo adesso. E tra l'altro non ha nulla con cui interagire, anzi ha qualcosa dietro, quindi mi sa che si aprirà dall'altro lato, quindi quando saremo già dall'altra parte. Lo sto trovando interessante, estremamente rilassante, perché ovviamente sì, può essere frustrante il fatto di trovarvi magari subito tanti oggetti, tanti luoghi da esplorare, però alla fine esplorate tutto, fate mente locale e capite che cosa serve, cosa vi servirà questo piatto. Non ve lo dico, ma l'ho scoperto per caso, non per caso, però guardando un'immagine in una casa ho capito che serviva a qualcosa, per ottenere un qualcosa, e allora ho detto, cavolo, è vero, c'è quella cosa lì che mi permette di fare, ecco.
E lo capite. Poi ovviamente vedete tante cose, come esempio questo, che non sapete cosa serve, ma sapete che un giorno si aprirà, insomma, quindi non avete modo comunque di cadere dentro, quindi vabbè, intanto io posso magari mettermi, l'unica cosa che posso fare in questo momento, cioè, perché arriverete al punto in cui avete mille dubbi, mille cose, però alla fine sapete che dovete risolvere questo e lo fate. Poi vagando non l'ho trovato eccessivamente complicato, cioè ovviamente io credo che per godersi un gioco del genere si debba, scusate, devo stoppare la visuale perché sennò, per ingrandire tasto centrale del mouse, quindi la rotellina si va a ingrandire. Come vi dicevo, c'è anche quella funzione che vi permette di di disegnare, quindi evitare di tornare indietro ogni volta. Allora, scusate, ma io adesso devo capire come spostare quella roba lì, perché questa roba qui è veramente estremamente scomoda. Ecco, lì è già qualcosa. No, questo dà estremamente fastidio. Quindi va spostato. Questo non lo si muove da qui, secondo me. Non mi ricordo, ma no, siamo bloccati. Mannaggia. Ok, così. No, la pupazza. No, non ne usciamo più qua. Non ne usciamo più. Vedete che per adesso mi sono nuovamente autobloccato. Ok. Vedete che devo trovare lo spazio di far passare sto affare qua. Quindi potrei fare così e metterlo di là. Perfetto, quindi questo lo posso mettere qui, ma poi nuovamente sono bloccato. Però dai, è già un bel niente, è già un bel niente, perché sono già praticamente bloccato qua. Mannaggia. No, devi farmi passare di qua, così questo lo sposto qui, poi vado a abbassare questo che mi consente di metterlo lì, ma siamo punto a capo nuovamente dopo, quindi niente. Questo, vabbè, ci ho messo un po' a risolverlo, della verità, poi sicuramente voi ci siete più bravi, vedete che poi è già tutto caduto in base alla gravità. Questo praticamente andrà ad aprire questa porta qui, e qua dentro vi si aprirà un mondo, perché avremo una serie di enigmi, potete anche saltare, che hanno a che fare con cristalli vari. Soprattutto sul retro si apre tutta un'altra parte di mappa che arriva, cioè in realtà troverete il modo poi di entrare qui, e qui si apre un'altra serie di mappa con tante altre cose. Col tasto M vedete la mappa, poi si apre di più. Allora, non è profondo come Obduction, che è Obduction, costa parecchio, ed è fatto con gli ologrammi, insomma, c'è, cioè, questo tizio che dovete, è molto più, diciamo, tecnologico. Qua lo è anche qui, però questo riprende un pochino più quell'atmosfera di Myst, Even, insomma, tutti quei giochi lì. A me sta piacendo molto, ci sto giocando da un paio d'ore e sono già avanti abbastanza, e ovviamente arrivate a quel punto, come vi dicevo già, che non sapete cosa fare, ma bene o male fate un pochino di mente locale, pensate un attimo e provate. Cioè, non ho mai avuto punti in cui bloccarmi. Ovvio, si sta fermi magari anche 20-30 minuti a pensare, a dire, però lo fate con la consapevolezza di infatti vedete, questo non l'avevo notato, ho guardato subito se era possibile interagire perché non avevo idea. Lo dovete fare con lo scopo di rilassarvi, perché comunque quando non capite cosa fare, alla fine lo capite e riuscite a risolvere l'enigma, vi dà soddisfazione, perché tutto poi combacia e i pezzi del puzzle si ricompongono. Questa era Quern, insomma, come si pronuncia, con i saldi Steam a 5 euro, adesso non ricordo esattamente quando, 5,50 euro, facciamo,
comunque un'ottima cifra rispetto ai 23 che costa. Ve lo consiglio se vi piacciono questi tipi di giochi. Io li alterno perché quando magari ho un attimo, non ho voglia di, oppure sto ascoltando una live in sottofondo, piuttosto che sto aspettando appunto l'inizio di qualcosa che mi interessa da vedere online, l'attimo così, si può sempre andare avanti perché poi potete salvare. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao.